E oggi siamo collegati con la Toscana. Buongiorno Valeria Salvadori. Buongiorno Cristina, Si buongiorno. sente dal tuo accento, anche se hai girato l'Europa e il mondo, si sente che sei toscana e diciamolo. Sì, no, no, io sono orgogliosa di essere toscana, anche se il mio accento un po' è andato dissipandosi nel tempo, sì. Sì. Nel frattempo tu sei diventata proprio direttore innovazione di Essity, che sappiamo essere una multinazionale svedese, e ha affidato a te un compito molto interessante, fare comunque scouting, ricerca e sviluppo, e lo state facendo in un modo molto interessante da diversi anni. Quindi ci puoi raccontare un po' cosa sta succedendo nel mondo del packaging collegato all'economia circolare? Volentieri, sì. Sì, il mio ruolo in Essi si fa proprio da collante tra l'introduzione di nuovi prodotti e i siti produttivi. E come dice lei, appunto, negli ultimi anni le nostre innovazioni si sono veramente basate sulla sostenibilità, essendo la sostenibilità uno dei nostri pilastri. In particolare, come compagnia, noi Essity sosteniamo, come dice, l'economia circolare. Per quanto riguarda il packaging, qui è importante dire che noi sosteniamo l'idea di circolarità, quindi di riutilizzo del packaging. Quindi i nostri packaging cercano di essere per quanto possibili riciclabili. Noi utilizziamo ancora la plastica, so che la plastica a volte viene additata come cattiva, però rimane sul mercato sui beni di largo consumo il materiale più idoneo al packaging, che protegge anche il prodotto, producendo noi prodotti per l'igiene e per la salute, protegge il prodotto e lo mantiene pulito e in buone condizioni perché arrivi nelle mani del consumatore in buono stato. Quindi, in primis, sicuramente concentrarsi sulla riciclabilità dei nostri materiali, quindi fare in modo che questa plastica sia monomateriale, preferibilmente polietilene, perché il polietilene è più facilmente riciclabile. Questo ci sposta un po' poi nel focus che abbiamo avuto negli ultimi 2 anni, che è quello di introdurre il più possibile plastica riciclata. Quindi, favorendo il riciclo a monte, favoriamo anche l'economia della plastica riciclata. Ad oggi noi abbiamo nei nostri prodotti di tissue, perché io principalmente mi occupo di prodotti di tissue, quindi carta igienica, fazzoletti, asciugatutto, abbiamo oltre il 50% di plastica riciclata. E quando parlo di plastica riciclata parlo di quella che si definisce post-consumer, quindi una plastica che è arrivata veramente alla fine del suo ciclo di vita, quindi che prima di essere sprecata, andare in scarto, viene appunto riutilizzata dai nostri fornitori di packaging, che si differenzia dalla post-industrial, che è una plastica che invece viene dall'industria di produzione, quindi non è effettivamente alla fine del suo ciclo di vita. Come dicevo, noi abbiamo oggi più del 50% di plastica riciclata, e questo ovviamente favorisce la riduzione dell'immissione di plastica nell'ambiente. Sappiamo, parliamo tanto ormai da qualche anno, di plastica nei mari, negli ambienti, di microplastiche. Ecco, questo è il nostro impegno per cercare di ridurre l'introduzione di nuova plastica in ambiente. È un percorso che facciamo con i nostri fornitori, perché ovviamente l'introduzione di materiale di riciclo in queste plastiche, che storicamente sono state pure, porta con sé un certo percorso, appunto, per capire se pur introducendo plastica riciclata possono essere mantenute le performance del materiale. Immagino, immagino. Molto interessante il lavoro che dovete fare a monte con i fornitori e poi anche a valle, se mi posso permettere di consigliare, con il vostro cliente, in modo che questa plastica venga veramente conferita adeguatamente, non si disperda nell'ambiente. Però voi state introducendo anche dei lavori, delle ricerche, dell'innovazione sul mondo vegetale. Il vegetale, che vuol dire l'utilizzo, proprio perché stiamo parlando in una rubrica come Pink and Green che parla di economia circolare, di riutilizzo di scarti, di paglia, di vegetali in generale, e poi state facendo anche molto sul bambù. Il bambù che forse può diventare anche una cultura europea, una coltura Sì, europea.
Sì, è corretto, sì, è corretto. Sicuramente l'utilizzo di paglia da fieno come alternativa alle nostre cellulose tradizionali, ovviamente i nostri prodotti sono fatti di fibre di cellulosa principalmente. L'introduzione di paglia da fieno, questo è stato il nostro cavallo di battaglia dell'ultimo anno e il prodotto sarà lanciato proprio nel 2022. Questo è un progetto molto interessante perché la produzione di carta attraverso paglia da fieno riduce l'energia e l'acqua necessaria a tale lavorazione e quindi le emissioni di CO2. Similmente il bambù, come lei dice, questo è stato infatti già lanciato in uno dei nostri prodotti di battaglia, il nostro fazzoletto Tempo. È stato lanciato con l'introduzione di fibre di bambù. Il bambù anch'esso si presenta come un'ottima fibra, un'ottima alternativa, perché ha delle caratteristiche buone, quindi ci permette di ottenere prodotti con performance uguali all'originale, diciamo così, però ancora una volta con un uso di risorse minore nella sua lavorazione, quindi con una riduzione di almeno il 5% di emissioni di CO2. E il prodotto adesso è lanciato nel mercato tedesco, ma seguirà il mercato italiano e anche il mercato francese. Peraltro questo prodotto viene prodotto nel nostro stabilimento italiano di Alto Pascio, in Toscana, dove produciamo appunto i fazzoletti Tempo. Ecco, quindi sì, è molto interessante anche proprio sottolineare che adesso l'approvvigionamento del bambù avviene attraverso fornitori d'oltreoceano, ma che una realtà come la vostra forse potreste essere interessati proprio a un prodotto locale. Vogliamo È vero. stimolare anche un po' È questa questione. vero, sì, è quello che cerchiamo di fare. È vero, ad oggi il bambù, come penso sia conoscenza comune, viene principalmente dall'Asia. In futuro, abbiamo identificato un'ottima fonte anche nell'America centrale. In Europa ancora non ci sono coltivazioni di bambù, almeno non finalizzate alla produzione di fibre, piuttosto per l'industria del mobile, diciamo così. Però è ancora una nicchia e certo Essity si propone di essere all'avanguardia e trainare un pochino le tendenze del mercato, quindi speriamo in uno sviluppo anche autoctono. Certo, e queste tendenze voi le fate germogliare, utilizziamo questo termine, nei centri di ricerca europei. Avete un centro di ricerca in Francia? Sì, corretto, a Kunheim, vicino al confine con la Svizzera, vicino a Basilea, qui è dove E poi è il a nostro Monaco. E poi a cuore, e il Monaco. Monaco, in Ecco. Germania. Lei ci può raccontare, giusto per chiudere la nostra chiacchierata, che fermento c'è in questi laboratori, proprio legati all'economia circolare? Perché se non erro, lei è laureata in ingegneria gestionale Sì. e una volta di economia circolare non se ne parlava, adesso invece è importante e preponderante questo tema. Ecco, come ci si ritrova lei e cosa si vive in questi laboratori? È vero, sì, è inimmaginabile come 15 anni fa, forse qualcosa in più, non si parlava ancora così tanto di sostenibilità. Ad oggi non se ne può fare a meno, vedo le nuove generazioni quasi non parlano d'altro. Quindi per me è stato un percorso di crescita personale. E ad oggi, come dicevo, l'innovazione incentrata sulla sostenibilità è veramente il cuore del nostro futuro come azienda, come Essity, per cui la maggior parte delle ricerche che avvengono proprio in Francia e in Germania sono basate sulla ricerca di innovazioni sostenibili che mirino a favorire un'economia circolare, a ridurre le emissioni di CO2. I nostri centri di ricerca lavorano sia sul breve termine, quindi cosa possiamo fare per intervenire oggi, sia sul medio-lungo con innovazioni magari più sofisticate. Noi abbiamo un obiettivo, che il 90% delle vendite derivanti da nuove innovazioni, da innovazioni siano, sostengano l'economia circolare. Quindi questo è un obiettivo molto sfidante. Quasi la totalità delle nostre innovazioni devono favorire, il miglioramento dell'economia circolare dell'ambiente. Tra le cose che posso menzionare, ci sono cose più semplici, come recentemente abbiamo scoperto che produrre i nostri prodotti sono fatti a veli, in genere ci sono due, tre, quattro veli. Abbiamo capito che produrre meno veli
con un peso più alto, ci permette di produrre in modo più efficiente e quindi di utilizzare meno energia. Quindi in alcuni casi abbiamo trasformato il nostro prodotto da 4 veli a 3 veli, mantenendo le stesse performance e lo stesso peso del prodotto, però è importante dirlo perché un consumatore magari si può sentire in qualche modo ingannato, forse non è la parola giusta, ma No, non deve può, deve essere essere informato. conoscenza del perché, Sì. sì, perfetto. E, mi piace tantissimo il concetto che tutto quello che sta facendo adesso l'industria è legato all'efficienza, non solo energetica, ma anche quello che sta raccontando lei è efficienza, Esatto. efficientizzare il prodotto. Valeria Salvatori, la ringraziamo tantissimo perché anche oggi abbiamo aggiunto un tassellino in più alla conoscenza dell'economia circolare. Buon Grazie. lavoro e teneteci aggiornati. Grazie, a presto, arrivederci.